Mario Fiore, 26 anni, imprenditore campobassano, ci è venuto a trovare in redazione. Tu gestisci una pizzeria Marius a Campobasso da 6 anni, però con la pandemia le cose non vanno più bene come prima. Che è successo negli ultimi mesi? Che c'è da dire? Qual è il tuo sfogo? Il mio sfogo è semplicemente sto tentando di essere ascoltato da tante persone e campanello d'allarme proprio perché dall'Agenzia delle Entrate non ci sono ancora questi aiuti che aspettiamo da maggio. Il primo ristoro e il secondo ristoro ancora non si vede la via e il lavoro è calato. Durante la settimana purtroppo non è sufficiente il lavoro, neanche con l'asporto si riesce a campare e addirittura a coprire le spese. E il mio aiuto è quello di, cioè il mio sfogo è appunto di essere sentito, ascoltato anche da qualcuno più in alto e quindi di far uscire questi soldi in modo tale da poter andare Tu hai usufruito del bonus, quello dei 600 avanti. euro in Sì, dei quel 600 periodo, euro e del e Cura Italia, però chiaramente hai avuto anche la difficoltà che i tuoi dipendenti, tu hai avuto fino addirittura 11 dipendenti, tutti si sono licenziati, non li hai messi in sì, cassa integrazione, hai dovuto pagare i TFR e sei uscito completamente fuori. esatto, quindi Quindi ti praticamente mancano proprio le risorse per andare sì, avanti in mi manca questo la momento. forza economica per gestire sia i costi di gestione che sia per poter andare La tua era una delle pizzerie, qui le pizzerie a Campobasso di Sala vanno tutte molto bene. La tua sì. andava particolarmente bene e non te l'aspettavi, nessuno si aspettava questa situazione. Qual è il problema che ti hanno segnalato all'Agenzia delle Entrate? Perché non si sblocca questo Dicono che questo è un finanziamento? problema di natura informatica, quindi vediamo che cosa significa questa natura informatica. Speriamo nel più breve tempo possibile, in modo tale da tenere una liquidità per sostenere gli altri costi di gestione e soprattutto di pagare altri debiti accumulati nel corso del tempo. Tu sei giovanissimo, ti Sì. sei fatto da solo perché hai aperto la pizzeria con un mutuo, mi dicevi, Esattamente. e hai fatto quello che volevi fare, il tuo sogno era Sì, questo. Tu parti come cuoco, io parto come cuoco, ho iniziato prima la mia prima esperienza in sala, dopodiché man mano che ho capito un po' l'ambiente del ristorante sono passato in cucina. Dopo essere passato in cucina sono passato anche in pizzeria perché ho sempre sostenuto che un titolare dell'attività deve saper fare tutto, quindi nel momento in cui manca un pezzo deve subito subentrare per coprire il ruolo che manca. e quindi il pizzaiolo poi non c'è stato più, adesso fai anche le pizze. Adesso diciamo che sto gestendo tutto io, siamo a tre persone, siamo rimasti io, mia mamma e mio padre, che con mille sacrifici stiamo cercando di mandare avanti il tutto. Cosa ti aspetti dai prossimi mesi, pandemia permettendo? La speranza è quella di poterci fare riaprire in sicurezza, sono disposto anche a una riduzione dell'80% dei posti, però a meno di riabbracciare tutti quanti i clienti e soprattutto di ricreare un'economia in modo tale, ripeto, da poter andare avanti. Certo, con poche pizze fatte durante la giornata non riesci ad No, andare adesso siamo sulle 4-5 pizze giornaliere se tutto va bene, addirittura sono già 4-5 giorni che siamo fermi completamente, quindi avanti. Vabbè, speriamo insomma sì. di poter sollecitare qualcuno, di far Speriamo, accelerare almeno speriamo, questo arrivo speriamo. dei finanziamenti che ci vogliono. Certo. In bocca al lupo e a Grazie, presto. grazie mille.